Ciao apprendista scienziato, sono Noemi Doran e voglio darti il benvenuto a Creation Lab, il tuo programma preferito in cui attraverso degli esperimenti impariamo dalla Bibbia in modo divertente. In questa serie di 10 video esamineremo la settimana della creazione e le meraviglie che Dio ha creato per noi ogni giorno. Sii molto attento perché 2 volte a settimana avrai un nuovo video pieno di sorprese, scienza e divertimento. Alcuni degli esperimenti che vedrai sono pericolosi e non dovresti provarli a casa. Li contrassegneremo con questo simbolo. Ma non preoccuparti, ti insegnerò molte cose eccezionali che potrai ripetere sempre con il permesso dei tuoi genitori o di chi si prende cura di te. Per alcuni degli esperimenti che indicheremo con questo simbolo, è necessario che un adulto sia presente per aiutarti nei passaggi difficili e pericolosi. E no, tuo fratello di 12 anni non va bene, anche se è un tipo molto maturo. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il 7º giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il 7º giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Siamo arrivati al nostro ultimo episodio, alla fine della settimana della creazione. È il 7º giorno e la terra e il giardino dell'Eden sono completati. Dopo aver esaminato attentamente tutto ciò che ha creato, Dio ha messo il suo verdetto. Molto buono. Cioè eccezionale, eccellente, menzione d'onore. Dopo un lavoro ben fatto, oggi è il momento di riposare. Ma Dio non è stanco né ha bisogno di dormire. Quello che desidera veramente è trascorrere tutto il giorno con i suoi figli Adamo ed Eva, camminando tra gli alberi e parlando con loro di mille cose. Eva è molto curiosa, fa tante domande e il suo viso si illumina ogni volta che scopre un nuovo animale. Adamo vuole conoscere tutti i dettagli di ogni tipo di albero per prendersi cura di loro. Così Dio li porta a fare una passeggiata e ne approfitta per fare assaggiare tutti i diversi frutti e scoprire quelli più deliziosi. Quando attraversano il centro del giardino, li avverte del pericolo rappresentato dall'albero della conoscenza del bene e del male e li avverte che questo è l'unico frutto che non potranno mangiare. I due gli promettono che non si avvicineranno mai. Non ti piacerebbe avere una macchina del tempo per tornare nel giardino dell'Eden in quel primo sabato della storia? A me piacerebbe. Ma dato che le macchine del tempo non esistono, andiamo a viaggiare nel giardino dell'Eden con la nostra immaginazione. E in questo consiste il nostro primo esperimento di oggi. Disegneremo il giardino dell'Eden e daremo la vita ai nostri disegni. O quasi. Abbiamo bisogno di un vassoio di ceramica di colore chiaro, alcuni pennarelli per lavagna bianca e una siringa o un contagocce. Disegneremo degli elementi del giardino dell'Eden su questo vassoio in ceramica. È molto importante farlo con i pennarelli per lavagna bianca. Ecco Adamo. Un piccolo pesce, dal momento che in quel giardino si respirava tanto amore, abbiamo anche disegnato un cuore. Poi prendiamo dell'acqua con la siringa. Iniziamo ad aggiungere goccia a goccia intorno ai nostri disegni, senza versarla direttamente sulle linee. Possiamo vedere come piano piano i nostri disegni prendano vita.
Amo questo esperimento. Vuoi sapere il segreto? Per facilità nella cancellazione, l'inchiostro dei pennarelli per lavagna bianca contiene sostanze chimiche che gli impediscono di attaccarsi saldamente alla superficie su cui stiamo scrivendo, come succede con i pennarelli indelebili. Inoltre, l'inchiostro non si dissolve nell'acqua ed è poco denso. Ecco perché i disegni realizzati con questi pennarelli si staccano e galleggiano. Potremmo concludere qui la nostra serie di episodi con gli esperimenti sulla creazione, con un giardino perfetto e un lieto fine, ma purtroppo sai che la storia non è andata così. Poco tempo dopo, Adamo ed Eva decisero di mangiare dell'albero da cui avevano promesso di non prenderne alcun frutto e dovranno abbandonare il giardino. Le conseguenze di quella cattiva decisione sono arrivate fino a oggi e influenzano sia te che me. Voglio quindi concludere con un altro esperimento che ci insegna come esiste un lieto fine. Hai bisogno di una matita molto morbida, ad esempio un 8B, un foglio di carta bianca, una lampadina LED e una pila da 4 volt. Questa batteria rappresenta Dio e la lampadina LED l'essere umano. Quando Adamo ed Eva vivevano connessi a Dio, raggiungevano il loro massimo potenziale, possiamo dire che risplendevano. Poi il peccato li separò. Però Dio ha escogitato un modo per ristabilire la connessione. Cosa è successo? Molto semplice. La mina è realizzata in grafite, un materiale che conduce l'elettricità e serve per collegare la batteria alla lampadina. Ecco perché possiamo accendere una lampadina con un disegno. A proposito, hai notato la sua forma? Cosa pensi voglia dire? Adesso sì che siamo arrivati alla fine, vorrei ripercorrere con voi ciò che abbiamo imparato non solo oggi, ma durante tutti i programmi del Creation Lab. Che Dio ha preparato un pianeta fantastico e lo ha riempito di cose meravigliose per affidarle alle sue creature più speciali, gli esseri umani. Che Dio ha fatto tutto alla perfezione. Studiando la natura possiamo apprendere alcuni dei suoi segreti e renderci conto che abbiamo un creatore super intelligente e fantastico. Che anche se Adamo ed Eva hanno peccato e hanno rovinato tutto, Dio non si è arreso, ma è venuto di persona a salvarci. Ogni settimana, quando arriva il sabato, Gesù ti ricorda che ti ama, che è il tuo creatore e il tuo salvatore e che vuole ancora passare la giornata con te. Non è meraviglioso? Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo consacrato al Signore Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che in essi e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Per oggi ci fermiamo qui, ma in realtà non abbiamo finito. Ti ricordo che un bravo scienziato non si accontenta di vedere come gli altri fanno le cose, deve provare in prima persona. Quindi ora tocca a te indossare camice, occhiali e guanti e ripetere l'esperimento a casa. E non dimenticare di chiedere i permessi ai tuoi e di prendere tutte le precauzioni necessarie. Alla prossima volta!